Ciao ragazzi, oggi parliamo di metal. Molti cercano di racchiudere tutto l'heavy metal, in tutti i suoi stili, nella parte solista e non, in un unico metodo. Secondo me questa cosa qui è impossibile e avere un panoramica anche molto generale di tutto in un solo libro è veramente difficile. Quando sono andato a studiare a Milano ho scoperto un mondo nuovo e ho scoperto questo metodo qua, il Troistetina. Quando studiavo nel mio paesino, vicino Macerata, non pensavo ci fosse un metodo di chitarra rock e heavy metal. C'erano solamente i classici libri come il Levitt, eccetera, eccetera, e molti libri classici. Ho scoperto un nuovo mondo perché in questi libri innanzitutto viene fatto utilizzare la chitarra già distorta e a differenza delle classiche tab che già all'epoca si trovavano, qui ho anche la notazione ritmica, quindi riesco a capire quello che devo suonare anche non avendo mai sentito il brano, semplicemente perché ogni figura mi dà, oltre che all'altezza della nota, la sua lunghezza. Con il metronomo indico la velocità e riesco a suonare qualsiasi cosa anche non avendo mai sentito il brano. Questo metodo è diviso in diversi volumi, alcuni di chitarra ritmica, altri di chitarra solista. Si va poi nello specifico e si arriva a questa cosa qua per la chitarra solista shredder, oppure addirittura c'è un metodo dedicato al thrash death, quindi tutte le ritmiche più rapide, più aggressive, tipiche di questo genere molto più aggressivo. Nei libri precedenti invece si tratta la chitarra funk rock e si passa dall'accompagnamento come gli AC/DC ai Nirvana fino a finire alle classiche ritmiche dei Pantera. Spero di esservi stato utile. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima.